Sento ancora dentro di me ciò che ho provato allora. In un solo attimo ho sentito tutta la magnificenza della bellezza, insieme alla certezza di riprendere ancora una volta la memoria del tempo. Noi siamo sempre qui, anche se ci è concesso di vivere soltanto 12 o 13 esbat, per chi è fortunato come me. Ma la memoria è indelebile e rinviene ad ogni ritorno di esperienza. Quante storie, quanti sorrisi, quanti lamenti, quanto dolore, quanta rabbia, ma anche quanto amore. Ho saputo riconoscere, senza farne parte, né poterli cambiare, ma sicura di poter ricordare, poter raccontare a chi avrebbe voluto sapere. Non disturbando, non facendoci vedere, noi piccole e silenziose come siamo, stormendo, delicate. Infondiamo senza voce la verità del tempo. Lo possiamo fare, questa terra, la nostra, ce lo permette. E la nostra terra ce lo concede, ci protegge e continuerà a farlo perché è cresciuta dai semi della madre di tutte le madri. Questa. E solo questa è la nostra terra. Questa e solo questa è la nostra casa. E da qui il fremito dei nostri canti muti, antichi come il mondo, sanno arrivare lontano. Noi, creature notturne, che però possiamo guardare il sole, non abbiamo paura dell'acqua, ma amiamo la roccia delle vette della nostra isola e sappiamo accogliere il sapere della corteccia degli alberi, anche il respiro dell'erba, dei sassi e del vento che è custode misterioso dell'eco degli uomini e anche del cielo, quello alto, quello buio, quello delle stelle che governano i mondi e sono loro a scegliere chi forgiare sulla terra per compiere le imprese e guidare gli uomini. I poeti hanno svelato le gesta delle Esperidi, figlie di Cerere, la madre di tutte le madri. E noi siamo cari uomini che ci hanno voluto chiamare in tanti modi. Abbiamo tanti nomi da quando esiste il tempo. Ora io, a chi sa credere, posso rivelare sottovoce che noi viviamo farfalla e torniamo fanciulla per compiere ciò che la madre di tutte le madri ci chiede. E dopo ritornare nel suo grembo, nel grembo della terra, e poi tornare a volare, perché a noi spetta il segreto della rinascita. Adesso non mi importa di essere creduta, ma di essere ascoltata sì. La memoria del vero non muore e aiuta chi viene dopo ad andare verso la luce. E allora voglio cominciare con un raccontare di Acte, che qui su questa preziosa isola di Vole, per prima dedicò a Cerere, la madre di tutte le madri, un tempio, e così pregare abbondanza,
fertilità e libertà. A te, bella, sinuosa, veniva da lontano, era nata principessa e diventò schiava per poi tornare signora. Di lei, qui, nella preziosa isola, ricordano la generosità e raccontano come fu amata da Nero, l'imperatore fanciullo che fu ammaliato dalla sua bellezza.